Marco, dove siamo qua? Palazzo Mignani. Dentro al palazzo cosa c'è? L'arte. L'arte. Vuoi vedere? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Si può? Si può, perché in questa occasione abbiamo costruito un ponteggio che permette di arrivare a un palmo dagli affreschi. Come un palmo dagli affreschi? Sì, pericolosissimo. Ma sarà filologico, perché la gente normalmente vedeva da sotto, noi andiamo a vedere da... Sì, da dove loro lo dipingevano. Sì, si vede la manina proprio. Bravo. La sala è una sala grande, cinquecentesca, e come usava fino alla fine di quel secolo, il soffitto non veniva dipinto. E quindi dipingevano soltanto il bordo sottostante, quello che si chiama il fregio. Ma fregio, ma è enorme, è non un fregio, è un fregio mezza parete. Ma sai, tu devi immaginare che da sotto, perché siamo a 8 metri di altezza, e diventa molto più piccolo. Quindi tutte le figure che loro dipingevano dovevano essere immaginate compresse dallo sguardo dello spettatore che stava in basso. Aspetta, che ho studiato un po' anch'io. Allora, i famosi Carracci erano tre: Annibale Agostino, fratelli, e Ludovico, il cugino. Più o meno tutti e tre contemporanei. Stessa età. Sono nato nel 1555 e 1560. C'era Agostino, che era il pensatore, sì, colto, studiava le stampe, va a Venezia, copia Veronese, Tintoretto, Tiziano, poi torna a casa e fa vedere ai suoi i disegni che aveva riportato, la ricerca, da Venezia. La cultura. Bravissimo. Annibale invece, che era il più piccolo, mi sembra, e non sapeva né leggere né scrivere, però era uno che tutto il giorno stava con le matite in mano, capisci? Era quello forse più geniale dei tre. In italiano era un disastro, ma in disegno era bravo. Ludovico era quello più serio, cioè figlio del macellaio, era quello che sapeva far di conto. Si faceva pagare, ho capito, bravo. L'imprenditore. E tiene la bottega. Il manager. Bravo, era il manager dei tre. La lupa è quella romana, quella capitolina, d'accordo? Pensa che nel disegno del Louvre, Ludovico probabilmente la dipinge coricata. E gli hanno detto, ma questa non è la lupa romana. La lupa romana è quella del Campidoglio, quella di bronzo, che sta in piedi. E quindi nell'affresco ecco fatto che la lupa diventa in piedi. Loro poi erano personaggi così anche divertenti e divertiti. Per esempio qui Annibale, dipingendo questo riquadro, lo immagina come un quadro e gioca, scherza con gli spettatori che stanno di sotto e con Magnani, perché si immagina, guarda nell'angolo in alto a sinistra, che la tela sia staccata dal telaio. Dai. Cioè l'immagina come fosse un quadro, capisci? Ma è il quadro nel quadro, è il come quadro il film quadro. Nel film. Esattamente. O il teatro nel teatro. Esattamente. E poi ci sono questi telamoni meravigliosi. I telamoni cosa sono? I telamoni sono delle finte colonne che reggono il soffitto. Sono quei culturisti lì bianchi. Bravo. Che sono quelli che loro studiavano in accademia, capisci? I famosi nudi d'accademia. Certo. E che servono però a dividere le varie scene. A un certo punto Romolo ha bisogno di delimitare, diciamo così, il perimetro della città di Roma. E quindi, come racconta Plutarco, prende un bue e una giovenca, li aggioga e traccia un solco attorno a Roma. E qui la cosa interessante è che Annibale, per disegnare questo garzone, questo ragazzo, c'è un disegno che lo attesta, riprende un garzone nella sua bottega che raccoglie dei libri. E però, naturalmente, nell'affresco i libri diventano le zolle di terra. Zolle di terra? Certo, zolle di terra. Sei sicuro che siano zolle di terra? Beh sì, lo so che potrebbero sembrare qualche cos'altro, perché... No. Secondo me era qualcosa di molto più prezioso, quello lì era il letame. Bene, è una scoperta. È una scoperta importante. E segna la storia dell'arte. Sì, vedi, avvicinarsi agli affreschi, che cosa significa? Certo, si sente. Ti permette di sentire da vicino le cose. Senti, e qua dove arriviamo? Naturalmente i romani fanno fuori un altro rivale, Tito Tazio, e gli dei però questa volta non gliela perdonano e mandano una pestilenza su Roma.
gravissima. In realtà, sul finire del Cinquecento, attorno agli anni 80-90, Bologna viene investita da una gravissima carestia. E quindi Annibale, perché questo pezzo, questa fetta di riquadro la si attribuisce a Annibale, rappresenta la carestia che colpisce Roma, ma raffigurando Bologna, ovvero i due obelischi, in realtà altro non sono che le nostre due torri. Quindi Annibale lascia, diciamo così, la sua firma, la sua traccia, dicendo sì, è la storia di Roma, ma non dimenticate che noi siamo a Bologna. Scusa, un'ultima cosa, ma manca la scena fondamentale. Forza. Cioè, dov'è che Romolo ammazza Remo? Ma non ci poteva essere. Perché? Ma perché Lorenzo Magnani aveva un sacco di fratelli. Te lo immagini che lui rappresentava un fratello che ammazza un fratello? È l'unica scena della storia di Romolo e Remo che nel fregio non c'è. Insomma, non è cambiato molto. Ecco, anche adesso tu in televisione, sui giornali, sui famosi mass media, in teoria puoi dire tutto, alcune cose meglio di no. È uguale. Si sanno ma non si dicono. Esatto.